È Silk to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Benvenuti, ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi sono il vostro Sion True Silver e anche oggi vi porto un nuovo video di Baldur's Gate 3, il nostro 36esimo episodio. Come ben sapete nello scorso episodio abbiamo dato l'assalto alla torre, appunto la torre dell'alba lunare, e adesso ci troviamo qua in compagnia di Jehira, eccola qui, la nostra druida leggendaria di Baldur's Gate, dei capitoli anche precedenti, Baldur's Gate 2, Shadows of Arm e tutto il resto. Allora, quello che ho notato prima di proseguire, siamo tornati un attimo nella stanza iniziale perché c'è il mercante a Quartermaster Tully, ho fatto un po' di mercanteggiare. Qua sopra ci sono i suoni sospetti. Come sapete, qua, se noi andiamo a indagare, questo muco cola dalle travi più in alto. L'abbiamo visto alla fine dello scorso episodio, dove ho fatto veramente tanto fatica a registrarmi, tra urla, casini vari che ci sono stati qua nel mio palazzo. Come ben sapete ho fatto una fatica oserei dire abominevole. Speriamo che oggi vada meglio. Sembra che se la stanno prendendo a musica, di fare casino, tutto andare. Noi adesso saliamo, ecco qua, e poi ci spostiamo sulle travi per giungere in questa direzione, sperando che saltino tutti. Ecco qui. Allora, muro spaccato. Something shift against stone. The pulse of a crawling living thing. Arcano, cerca di capire cosa si tratta. Aggiungiamoci bonus, il tiro è tosto. You can't quite catch a glimpse, but you recognize this feeling. Stessa presenza aliena che hai percepito su Nautilus, protenditi all'interno. Your awareness unfolds, expanding through every wall in the tower, every mind. A vast living network extending down into the dark, where something wakes. Gods, what is it? What now? It's a trap! Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Allora, forza. Tira. Giusti, giusti. With a soft sucking sound, your hand pulls free. The flesh within the wall retreats. I appreciate a wandering hand now and again, but maybe control your urges for now. Ok. Allora, controlliamo ancora. The tentacle pulses within the wall, waiting. Protenditi di nuovo all'interno. There is no hesitation this time. The tendrils lash out like a waiting predator. The tendrils tighten, and suddenly you are elsewhere. The presence is no longer approaching you, but encircling you, observing you. Allora, io sono Sion True Silver.
a pause, as if it struggles to compress its vast being down into terms you can understand. This is the voice they have given me. To better speak to your kind without breaking you. I was once a servant of the grand design. Now I'm a slave to theirs. But you are the flaw in their design. The single thread that could unravel everything they've planned. Allora, chi sono loro? The grip on you tightens, a desperate, drowning thing that pulls you down with it. Come on, Chief! Get a hold of yourself! Allora. Paladino, carisma in canale aggiornamento, spingi la voce e liberati. Il tiro è bello alto. L'abbiamo fatto, dai. E i CD si stanno alzando vertiginosamente, ho visto, in alcuni punti di gioco. Was that her? The absolute. Direi di sì, Will. Careful. It nearly had you. Beh, non tocchiamolo più quei tentacoli, via. Comunque abbiamo visto una scenetta carina. Adesso passiamo di qua. Vi ricordo, ragazzi, che siamo in blind run, quindi cuore oscuro, ce la fai a saltare, perfetto. E scendiamo. Perfetto, allora qua ci sono altre zone che possiamo visitare, tra cui una che ho visto girovagando un po' tra un episodio e l'altro. Ecco qui. Qua vi è. Allora, qui andiamo all'esterno. Se mi ricordo bene, ok. Qua si esce fuori, vedete? Perfetto. Mentre qua c'è un passaggio per i sotterranei, che però adesso non ce lo fanno prendere. Gabriel will not wait on our pleasure, nor jump on his sword without our aid. I go back to the battle. Find me when you are ready to fight. Allora, Jaira non viene con noi? Beh, certo. Allora, considerati parte del bravo. Ce la portiamo con noi in battaglia, perché penso che lo scontro sarà bello tosto, eh. Ora, non ci ha fatto scendere, si è staccata lei. Però noi andiamo direttamente da Catrick Thor, ma andiamo a gestircelo, così almeno facciamo tutta la parte insieme a Jaira. Allora, entriamo un attimo di qua. Perché, se vi ricordate, l'ultimo episodio abbiamo terminato in questa stanza. Non questa qui, ma questa. E qua avevo trovato un disco GT anche, che non vi ho fatto vedere. Anche questo ha un'interazione. I symbols are striking to look at, but you aren't sure what they mean. Without a cipher or primer to aid you, the disc's message could be near impossible to discern. Indagare. Aggiungi il bonus, il tiro è altissimo, ragazzi. Potremmo usare la nostra ispirazione, forse sarà sprecata, forse no. È sprecata, ragazzi.
Non abbiamo capito niente del disco. Scoprire la storia del principe Orpheus. Quindi probabilmente Lazel ci può aiutare, vedete? Fa parte della nostra quest principale. Potrebbe esserci un modo per decifrare questi libri. Dovremmo tenere gli occhi aperti per qualcosa che possa aiutarci. Si è sbloccata un'altra quest. Bene. Adesso usciamo fuori perché il piano, bene o male, abbiamo esplorato tutto. Il piano in alto. Dobbiamo solamente andare alla parte superiore. Qua ci sono ancora delle porte che non abbiamo aperto, ma come vedete ci portano in stanze che già avevamo visto. Ecco qui, allora c'è qualcosa di interessante. Il vinello, mi pare giusto. E poi nient'altro qui. Qua usciamo all'esterno, occhio che ci bruciamo. E ora andiamo a cercare il passaggio per il piano superiore. Queste sono le stanze di Catherick Thorne che abbiamo visto l'altra volta. Qua abbiamo abbattuto il Mimic. Qua si torna all'esterno. C'era pure il trono fuori, è proprio megalomane sto qua. Quindi qua sono tutti passaggi che andrebbero visitati con molta più calma per capire cosa si può fare con i vari salti, non salti, o se no semplicemente esplorare in un secondo momento. Questa era Mimic che abbiamo abbattuto nell'altro video, se vi ricordate bene. Ok, questo deve essere il passaggio per la parte superiore. Vede che c'è una zona che non abbiamo visitato, però che rimane nera. Non so se c'è il modo di aprirla. Non vedo. Questo forse è un passaggio. Qua dovrei indagare. What have you done? What have you done to me? Allora, Melodia voleva di più di questo per te, Catherick. Metti fine a tutto, potresti ancora redimerti. Sua moglie, Melodia. Ottimo, il tiro è andato bene. There is no redemption, can't you see? It is too late. If Melodia could see all I've done, she'd know. She'd know her husband died long ago with Isabel. Unlike Isabel, he could not be brought back. Allora, ti sbagli, Catherick, non è troppo tardi per te. I haven't forgotten her embrace. Melodia's. Nor Saluna's. But the Moon Maiden did not intervene when my life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. Everything. We are copper pieces in their belts. Tokens to be traded for scraps. You have beaten me, true soul. But the gods beat me first. Io posso aiutarti, ma mi devi consentire di farlo. Catherick Thorne! Aelin. Rise, you dog! Retribution has come, and her sword is my sword. Aspetta, si è arreso. Catherick Thorne would sooner die than lay down his rank cause.
Isn't that right, General? I was a fool to hesitate. Power like mine cannot be hidden, cannot be cowed. But power like mine has a price. A price I am destined to pay. You have one last chance to bow. Once it's gone, I'll have no choice but to destroy you both. Do you hear? Prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods fight at our side. Ok, ragazzi, noi abbiamo cercato di salvare Rocketry Thor, ma lui è oltre ogni possibilità di redenzione, eh. Allora, provoca attacco d'opportunità. Niente, ora spariamo in vantaggio su di questo. Bel colpo. Ok. E Chierico su Sdera l'abbiamo tirato giù. Vedete che ci attiviamo la schivata che si disattiva sempre. Allora, deflagrazione. Percorso interrotto. Percorso interrotto. Possiamo deflagrare contro questi necromiti. Allora, 12 punti, quindi andiamo su sicuro, deflagriamo nell'altro. Ok, avrei potuto sparare su di due, ma va bene così. Questo scatta. Ottimo, si piglia anche un attacco d'opportunità. Allora. Usiamo un dardo tracciante di livello 2. Possiamo targettarne. Lui no. Ma qualcuno di questi sì. Sufficiente per stenderne uno. Buono, vai Eileen, attaccalo. Che danni fa? Ok, lei è attaccato, può fare altro? Direi di no. Avrei dovuto usare una tempesta. Ragazzi, gli dei se la pigliano tra di loro, eh. Allora, possiamo andarlo ad attaccare con un salto. Provoca attacco d'opportunità. Non è un problema, non ci ha fatto nulla. Allora. Catrick Thorn. Dovremmo smitarlo. Beh, direi di sì. Smettiamo di secondo. Mancato. Mancato con tutto. Ed eravamo in vantaggio in teoria. Allora, si presuppone che sarà tosto da tirar giù. Lo stiamo mancando con tutto. Difesa altissima. Okay. My lord beckons me. You must
must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Your daughter? Isabel. Creature we encountered before. We must follow where it went. Allora, possiamo nasconderci? Neanche, solo passare il turno. Allora, facciamo uno e uno. Uno è andato, l'altro è ancora in piedi. Reagiamo col colpo di scudo. Spostiamoci e utilizziamo i dardi traccianti che sono il top del top per noi. Jair ha deciso di agire per conto suo. Beh, in svantaggio, ma siamo andati bene, dai. Quindi. Abbiamo a disposizione. Ecco qua. Allora, vai. Possiamo attaccare ancora. Peccato. Attivo. Ok. That thing came from below. We need to find out where it took Catherick. Qui abbiamo un forziere. Lo apriamo con la chiave d'osso. Abbiamo trovato anche un anello. E qui? Pergamena della sua gloria. Una missione informativa degli zeloti assoluta a cui viene offerta un pubblico. Ok. Dopotutto siamo anime pure, pure come la sua verità. Ok. Allora. Scendiamo. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. But you have him on the run. That thing he summoned was illicit. Follow it below and find him, before he has a chance to subdue the Night Song again. Tu e i tuoi arpisti non venite? Better they stay here, and hold the tower should Catherick's army catch wind of our assault. But if you have room for one lone soldier, I would face Catherick by your side. Unisciti a me allora. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force if you are to finish this quickly. Ah, non può aggiungersi come prima. Ok, avviene un salvataggio automatico. Forse abbiamo altre opzioni di dialogo con lei. What do you need from me? Ma ah, ok, non abbiamo altre opzioni di dialogo. Riviera. No, solamente delle. Beh, scendiamo, ragazzi. Ti affacci alla cavità lasciata dal tentacolo in cui è trascinato Catherick nell'oscurità. Vuoi saltare a seguirlo? Penso che sia un punto di non ritorno, forse. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. An illithid colony. This must be where they
We're close to the source of the infections. I wager that devil I meant to rescue somewhere near. Ok, Cronia Mind Flayer. Possiamo anche andare indietro? Qua cosa abbiamo? Attraversare la strada per andare a Baldur's Gate. Di qua non si torna da nessun'altra parte. No, penso che possiamo solamente andare avanti. Ok. Dobbiamo tagliare. Visto che c'è pieno di divora cervelli qua. Giù, lei attende. Allora, qua cosa abbiamo? Salvare risorsa di Zariel dalle torri dell'alba lunare. Allora, esploriamo un po' la zona. Porta di carne. Oh, the stench. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down. Qui cosa abbiamo? Un goblin, trancio. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. È stato proprio. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. Ucciderlo e take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Allora, proviamo a entrare nei suoi pensieri. As well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free. Lui è quello che crea i divoracervelli. The ones given over to the illithids to become. Divenire cosa? Part of one mind. Four little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here the brains are harvested, made part of the hive mind. Che posto è questo? No, sorry. Here they become. Cosa hai fatto a queste persone? Chop, help them become. Guardate, li ha proprio fatti a pezzi. Guardate che sono riappesi. Devo trovare il tuo padrone, Catrick. Ma. Deep. One of three. Uno di tre, uno di tre. Se ti mandassi a unirti a tutte queste creature che hai macellato. Yes. Yes. Please. Vuole morire, praticamente. Allora ragazzi, lo attacchiamo fisicamente. A meno che. So much blood. The illithids take what's useful and discard. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Cosa più umana da fare? Take advantage of its vulnerability. Ok, allora. Non che sia una cosa molto onorevole attaccarlo così, ma a 31 punti ferita. Your violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. Allora, partiamo con uno scontro. Not for long. Time for chop. Vantaggio. Free at last. Ok, cubo giocattolo. Potremmo prendere bistecca, mannaia e oro. Ovviamente i divoracervelli non me la fanno passare liscia. Ma non hanno neanche tutti sti gran punti ferita, quindi. Ok, muoviamoci qua. Passiamo. Possiamo attaccarlo. Non gli faremo mai 14 danni, ma ci proviamo. Colpo divino, veleno. Ok, è andato. Allora, ragazzi, facciamo uno scatto.
per portarci nella zona di questi due divoracervelli. Allora, possiamo fargli un attacco? Ma dai, buono. Potremmo anche colpirlo, ma non abbiamo abbastanza movimento. Reazione, ok. Furtivo. Vai. Allora, non so come avrei potuto ucciderlo senza izzare una rissa effettivamente, ma altri mostri, e qua ce ne sono tanti, eh. Quanti ce ne sono? Armiamoci di pazienza, ragazzi, e cerchiamo di stenderli tutti. Ok. Spariamo col secondo balestrino. Con quei due balestrini Astarion fa paura, veramente. Deflagriamo. Laboratorio necrotico. Qua secondo me scopriamo qualcosa di interessante. Ci sono tutti questi nemici. Allora, vediamo cosa può fare la nostra metamorfosi. Aiuto. Luce di Gatander. Guardiani spirituali, guardiano della fede. Ok, abbiamo evocato un guardiano. Prenderà un po' di tempo. Dovrebbe... Ok, andiamo a supportare il guardiano. Allora, facciamo un salto. E incominciamo a menar forte le mani. Per un non nulla. Vabbè. Scattano tutti. Il guardiano è fortissimo, ragazzi. Dura poco, ma è veramente forte. È utile averlo dalla nostra... Se possiamo ne evochiamo un altro. Colpo di scudo come reazione, vai. Allora. Furtivo. Fatemi vedere se posso sparare su qualcuno con un secondo dardo. Grande Astarion. Fa macelli Astarion, gente. Veramente. Fa veramente macelli. Possiamo nasconderci? No, ma possiamo attivare la reazione. Allora. Deflagriamo e deflagriamo. Allora, dobbiamo arrivare a lui, perché è lui che ci tira su nemici, eh. Finché non possiamo... Sion in mischia dovrebbe cavarsi. Intimorire infernale, vai. Allora, ne abbiamo un'altra di... Ditemi che abbiamo un altro guardiano. Ok. Mm.
Allora, non possiamo fare altro se non lanciarci una cura su di noi. Il guardiano ci supporta. Abbiamo fatto veramente male. E abbiamo fatto un male allucinante. Ok, possiamo usare il maestro delle armi pesanti. Mannaggia, lo manchiamo. Non possiamo fare altro. Il guardiano, ragazzi, è top del top, eh. Cioè, guardate che roba, cioè, li ha seccati tutti lui. Praticamente. Allora, il nemico, dobbiamo levare qualcuno a Sion. Allora no, colpo in mischia, vai. Colpo col secondo balestrino e muoviamoci fin dove possiamo, qua. Ok. Will potrebbe attaccare, ma lo facciamo deflagrare. E lo facciamo muovere anche lui. Questo se ne fuglia. Abbiamo ancora un guardiano? Non ne abbiamo più di guardiani. Però forse abbiamo la luce di la Thunder. Muoviamoci fino qua. Allora, usiamo i guardiani spirituali. Aura per proteggere l'aria attorno a te. Sono uguali, quindi usiamo questa. Allora, vai. Abbiamo il colpo del maestro d'armi pesanti. Zombie maggiore, tutti maggiori. Proviamo questo, vai. Certo che i fallimenti critici stanno partendo, che è una gioia, eh. È proprio una gioia per gli occhi vedere tutti questi fallimenti critici. Allora, Astarion, fatemi vedere la situazione, lo facciamo muovere, e vediamo, non arriviamo ad attaccare l'altro, però a questo punto attacchiamo uno di questi. Colpo critico. Colpo col secondo balestrino, vantaggio. Ci ha liberato da tutti i nemici? Magari ce n'è ancora uno in piedi, ma ha fatto il suo porco lavoro a Stario. Ok. Muoviamoci con Will. Questo continua a tirarne su di nemici. Non finiscono mai. Allora, cuore oscuro. Lo facciamo muovere fino qua. Può arrivare a bersagliarlo con un dardo di terza. Siamo in svantaggio, ma e lo manchiamo. Te pareva.
Allora, abbiamo un passo velato, sì. Eccolo qua. È un'azione passo velato. Azione bonus, vai. Mannaggia con sti svantaggi. Non ho capito come mai ci ha attaccato lui. Mancato. Allora, proviamo a smaitarlo. Mancato. Mannaggia che sfortuna, ragazzi. Però ce l'abbiamo in mischia, dai. È già qualcosa. Tocca a te, Astarion. Di certo so che non mi deluderai. Vai. Adesso andiamo col secondo balestrino. Allora, vediamo cosa abbiamo a disposizione. Ci arriviamo, dai. L'abbiamo colpito, l'abbiamo buttato a terra. E col virtuosismo lo manchiamo, fantastico. Corre a tirar su altri non morti. Questa battaglia sta diventando lunga perché lui continua a tirarci su non morti. Cuore scuro, ok. Allora, vediamo. Di terzo. Forse è andato. Can't even catch my breath. Fall by my hand. Ok, colpo critico. E possiamo sparargli. Allora. Inutile sprecare i nostri incantesimi. Usiamo le nostre pozioni. Ove ne abbiamo. Ok. Abbiamo usato però un po' di capacità, eh. Allora, vediamo cosa c'è qui. Pastore della morte. Vabbè, nulla di che. Anche qua. Vediamo dove siamo innanzitutto. Allora. Ci dovrà essere qualcosa per cui siamo venuti qua. Di là, guardate, c'è un'altra zona. Forse possiamo saltare per raggiungerla. Sperando che tutti saltino. Pietra della risurrezione. Allora, appunti di Balthazar. Negare il giovane Gortash ha pienamente di uno scienziato. Prima della sua ultima invenzione abbiamo già sentito nominare tante volte Gortash. La biblioteca Illith non era altro che un insieme di cervelli messi in fila che fluttuavano nella brodaglia cerebrale. Con il suo congegno abbiamo bisogno di potere epsionico per accedere ai contenuti in esso, sufficiente inserire il soggetto e parlarci direttamente. Preghiera del perdono. Perdonami padre perché non sono riuscito a farmi ammirare l'eletto del tuo nemico giurato. Il genio Enver Gortash ci porterà lontano. Chi è che l'ha scritta? I tre morti, nemici secolari, i nostri terribili patroni saranno amici per un certo periodo. Orin aveva ragione al riguardo. Balet, non so chi sia. Non, ovviamente non vi leggo tutti i dialoghi, ragazzi, perché se no facciamo notte. Anche se meriterebbero proprio. Una lettura approfondita.
Allora, cosa abbiamo raccolto? Vediamo un attimo. Innanzitutto questo lo mandiamo all'accampamento, perché i vermi abbiamo deciso di non usarli. Questa pietra fornisce a condizione beato chi la trasporta e coloro che lo circondano. Ah, è un buff. Quindi è un buff. Ok, rimettiamo il nostro spadone. Penso che sia solo un beneficio. Ecco, il nostro Astarion non aveva saltato comunque. Che ve lo dico a fare? Cuore oscuro non salta. Anzi, non è cuore oscuro. Ah, Will ha saltato, ok. Devo pure che qualcuno non avesse saltato, ma sono abbastanza abituato a ste cose qua. Che la gente non salta in Baldur's Gate. Zombie. Beh, comunque, nessuno, a parte qualche denaro, nessuno, ecco qua, scusate, che poi ne abbiamo di denari, nessuno aveva niente di interessante. Ecco, anche l'ultimo. Non so se dobbiamo rompere anche queste vasche. Qua pare chiuso, possiamo risalire. Di qua. È un luogo da incubo, eh? Cioè. In fondo non so che cosa ci possa essere. Questi divora cervelli non sono nostri nemici, quindi non vedo il perché li dobbiamo attaccare. No, 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 non si va oltre. È un vicolo cieco. Però si sa mai che c'era qualcosa qua, un forziere, non lo so. Una qualsiasi cosa che ci potesse essere d'aiuto. Allora, spostiamoci ancora. Ok, ci avviciniamo a liberare, o comunque, come abbiamo promesso, misura, il... Sala di Nestor e Nessuna mente a cui puoi attingere non reagisce alla tua presenza. Maybe the device does not react. Love began to dissolve. She believed she could resist. His mind broke before the end. The pod is empty. Traces of psychic energy. Tracce di energia psichica. Fascino, curiosità. Ufficiale di ricerca, il braccio. La donna, sicuramente a suo fallimento nel trovare il Granduca. Il Granduca di Rivengard. No, anche se usiamo Will, che sapete che è figlio del Granduca, non riusciamo a farci niente. Your tadpole forms a telepathic connection with the device. And a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release. Sono tutti mind flayer, ragazzi. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet alithid, terrified, desperate to escape. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Allora, è una bella scelta, perché liberiamoli. Will approva e cuore scuro approva. Astarion non approva. Ok,
Ora ci troviamo contro dei Mind Flayer, quindi che hanno un macello di punti ferito oltretutto. Ok, uno è andato, spariamogli. Mannaggia, lo manchiamo. Quello scuro, dagli un colpi mischia. Pagano bene i Mind Flayer, eh? Allora, lanciarsi Egida di Shar. Però ha reso tutti. Ci hanno stordito. Abbiamo perso il turno. Però stanno agendo insieme a noi le persone che abbiamo liberato. È un ottimo aiuto. Quindi non uccidiamo tutti, ma cerchiamo di liberarli. Qui ragazzi, un episodio di era sto qua con lo spadone è top del top. Allora, Sion, cosa puoi fare? Innanzitutto ammazziamo un divoracervelli. Poi Mind Flayer provoca attacco d'opportunità. Abbiamo qualcuno in mischia con noi. Allora, possiamo usarlo, maestro di armi pesanti. Ottimo. Non possiamo fare altro. Astarion, stai fermo lì dove sei. Colpo furtivo. Su questo main. Ok. Ottimo. Colpo di dardo. Fallimento critico. Possiamo usare il morso, no? Allora. Slot di livello 2, vai. Fagli male. Brava, cuore oscuro. Ci ha stordito Starion. Non che sia una bella cosa. Abbiamo steso? Mannaggia no. Poi questi che però li mettevano dentro una capsula con le armi, cioè erano dei fenomeni, eh. Adesso guardate con chi dobbiamo menarci noi. Vai, Sion. Ok. Possiamo usare. Comunque il maestro delle armi pesanti che c'ha tipo incalzare della 3.5, ragazzi, è tantissima roba, eh. Ok, non possiamo attaccare né fare altro. Allora, vai. E figurati se non lo manca quello scuro. Allora, spariamo una deflagrazione 2, andiamo su sicuro. Fermo. Avanzamento di livello, vai! Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression.
Then I have to follow my sword, aren't I? Ragazzi, è una donna un po' bestia, eh? E questo? Quante armi lleva? I don't know how to thank you. I thought I was done for. This is a bleeding shit show. Half my squad's dead, the other half sporting tentacles. We came here to rescue Duke Ravengard. But we didn't stand a chance. Hai visto il Granduca? He was in one of the pods. The cultists. Il padre di Will, ragazzi, per questo ci stanno portando dietro Will. And still trying to put up a fight. Allora, ragazzi, io non vedo l'ora di rivelare, quindi vediamo di fare una cosa veloce. Ecco qui. Ecco qua. Allora, custode vitalità, punizione cercante, manto del crociato, bellissima. Quindi abbiamo gli incantesimi di terzo livello, ragazzi, me li sistemo nei prossimi episodi. Anche perché il tempo è tiranno. Chi tocca adesso? Alla nostra dolce cuore oscuro. Chierco di livello 9, ecco qua, dominare persone. E anche qua, incantesimi di livello 4, ci sistemiamo i prossimi episodi. Ok, ora tocca ad Astarion, vediamo cosa ottiene. Maestro infiltrato. Cambiando il tuo aspetto, questa può essere interessante, eh? Anche a livello di... E il nostro Will passa a livello 9 anche lui. Warlock. Nuovo incantesimo. Gli prendiamo colpo infuocato, questo è bellissimo, ragazzi. Il cono di freddo, no, beh, il cono di freddo, ragazzi, non ce n'è. Questo però è carino perché, allora, dadi da 8 e dadi da 6. No, beh, facciamo il... Allora, servitori del Ceos. Evo elementare, salto ultraterreno, sussurri della tomba. Vabbè, questo, ragazzi, mi ispira di brutto. A parte che c'era anche scultore della carne, no, facciamo questo, non cambiamo niente. Siamo anche un po' limitati dai tempi di registrazione, come avrete capito. Ecco qui, ragazzi, siamo infiltrati qua sotto, abbiamo salvato gli uomini del Granduca di Rivengard, abbiamo livellato, cosa importante, quindi io vi chiedo, come sempre nel finale di questo video, ci salutiamo qui. Se questo video vi è piaciuto, piazzate un pollice su, un like, per supportare appunto il mio video. Oppure, se volete sapere quando e come metterò online un nuovo episodio di Baldur's Gate 3 o anche la run sulla pulsione oscura, riprenderò anche Lies of P, vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, ovviamente attivate la campanella in alto a destra, in questo modo sarete sempre avvisati tramite notifica quando vi carico qualcosa online. Oltretutto vi ricordo, se volete seguirmi attivamente, vi lascio in descrizione come in ogni video tutti i miei social, da Instagram, i nostri gruppi Facebook, Baldur's Gate Italia, il gruppo del canale mio, I Pazzi di Sionto Silver, per cliccare e andare direttamente ai vari link. Noi ci vediamo come sempre alla prossima e colgo l'occasione di ringraziarvi di aver visto questo 36esimo episodio di Baldur's Gate 3.